Ancora pericoli nel centro storico aquilano. Una gru si inclina nel centro storico e viene interdetta dal sindaco un'area intera. Si è lavorato tra l'altro tutta la notte per lo smontamento. Il sindaco dell'Aquila ha disposto attraverso un'ordinanza poi la chiusura al traffico veicolare e pedonale e lo sgombero di alcuni edifici insistenti su via Sallustio, piazza Fontesecco, via Buccio di Ranallo, dalla chiesa di San Quinziano a via delle Carceri, via del Bargello, via del Falco e via Angioina. Le famiglie sono state sistemate diversamente per ora. Il provvedimento si è reso necessario a causa dell'inclinazione di una gru di un cantiere, installata su un'area privata ricadente su un aggregato ricompreso tra via Angioina, via del Bargello e via del Falco, con conseguente possibile rischio per l'incolumità pubblica. Questo proprio a ridosso della Fiera dell'Epifania in centro. Un'ordinanza che ha avuto decorrenza immediata fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Il sindaco ha detto che si è stati al lavoro tutto il giorno per risolvere la situazione. Nel corso della nottata è stata ripristinata la sicurezza della zona. Abbiamo dovuto disporre lo sgombero, ha spiegato, momentaneo, di circa 30 nuclei familiari, sistemati in albergo, come dicevamo, ad eccezione di qualche unità che ha preferito alloggiare per la notte presso parenti o conoscenti. Nessuna conseguenza per la fiera, che si svolge quindi regolarmente. Si tratta di una situazione eccezionale circoscritta. Il sindaco ha voluto ringraziare anche Prefettura, Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale, la ditta consorzio di Vincenzo Streber, titolare del cantiere, che ha collaborato fattivamente, anche le forze dell'ordine, oltre al personale comunale delle opere pubbliche di protezione civile, al lavoro tutta la notte. In tutta la zona è stato istituito anche un servizio di sorveglianza.